Giacomo Mannino, presidente Lions Club Squillace e Cassiodoro, questa sera al Teatro Comunale una serata con diversi significati, tra cui quello di beneficenza. Sì, il Lion Club Squillace Cassiodoro è onorato di presentare questa sera una commedia teatrale in vernacolo calabrese che rientra a pieno titolo nel service distrettuale I dialetti, identità e lingua delle emozioni. La rappresentazione teatrale in vernacolo diventa un'operazione culturale avendo lo scopo di tutelare i dialetti e fare in modo che essi siano sempre una lingua moderna e attuale. Il Lion Club Squillace Cassiodoro farà in realtà due servizi, il primo proprio i dialetti e il secondo sarà quello di raccolta fondi. Infatti il ricavato verrà devoluto in parte alla Fondazione Internazionale e in parte alla realizzazione di un'opera di solidarietà sociale ricadente nel territorio soveratese. Ecco, siete un club molto attivo, siete soliti creare ed organizzare manifestazioni del significato del vostro service. Sì, durante l'anno sociale ci siamo prefissati vari obiettivi. L'ambiente, la fame, il diabete, infatti abbiamo fatto lo scorso mese uno screening che ha visto 107 persone misurare la glicemia e purtroppo abbiamo visto anche delle positività al diabete di persone che non conoscevano questa patologia. Dov'è? Un morto? Dov'è? Che succede? Ma qua è bene? Dov'è che muore? Dov'è un morto? Dov'è? Ma secondo te non previ di avere chiamato solo quando c'è stato morto, va? Dico io, ma che ci voleva arrivare? Che aveva una giornata che ti aspetto. Ma perché? Non morì nessuno. Tutto sta presso per me. E mannaggia, io sono qua per testimoniare la vicinanza del distretto a queste iniziative, anche perché è come a tutti noto il ricavato andrà in favore della Fondazione Lions, della Fondazione che rappresenta poi un ottimo ritorno di questi soldi, perché la Fondazione interviene in caso di calamità, interviene in tante fasi progettuali, e i progetti che si fanno per l'assistenza al territorio, l'assistenza alle comunità. Quindi diciamo che è una buona iniziativa, per questo va il mio plauso, oltre alla vicinanza del distretto, ma anche il plauso a questo club che ha organizzato questa serata. C'è l'aspetto solidaristico di cui abbiamo appunto anche approfondito, l'aspetto divertente, ma l'aspetto culturale, lo dicevate entrambi, dei dialetti. Sì, i dialetti sono una cosa, ci si chiede spesso se nell'era della globalizzazione, dopo 50 anni di televisione, se siamo ancora abituati al dialetto. Beh, io ritengo di sì e la serata di stasera ne è la prova. Perché non bisogna dimenticare che il dialetto è la nostra identità, è la nostra cultura, è la nostra carta d'identità, ci identifica da dove veniamo. E quindi anche in un'era in cui internet sta facendo sì che non ci si parli direttamente, ecco, in un'era di queste il dialetto è ancora più importante perché ribalta questo concetto e fa sì che ancora la gente si possa identificare in qualcosa, in quelle che sono le nostre radici. Questo è tutto per voi. E che mi fa tanto qua? Come ti permetto? Dove mi metti le cose in tua mani? Oh papà, non farà, ma non ti calmi. Che cazzo mi metto, cioè, ma pure voi? Mamma mia! È pure la marca! Io lo so che tu fa usare un miele! Ma io succedo, non vivo! Lo so che mi pensi a mani, c'è una cosa tunda, dopo non so! Non è bene! Ma certo che si disculperò, eh!